breve, Roma c'ha il censimento adesso, è uscito il dato, abbiamo 2 milioni e 600 mila abitanti, che è esattamente quello che abbiamo dal 91, e sono aumentate un po' le famiglie, perché tutti i nuclei familiari sono un po' più piccolini, quindi è chiaro che lo stesso numero di popolazione fa avere più, ma c'è poca roba, non è che questa città cresce più, cresce però l'area metropolitana, perché molti romani se ne sono andati fuori, eccetera, eccetera. E questa è una. Veniamo qua. Come è possibile questa storia della continuità? Secondo me la continuità deriva dal fatto che il pezzo fondamentale dell'economia romana è quello dell'edilizia, questo non c'è dubbio, perché se togliamo il settore pubblico, se togliamo è l'edilizia quella che dà il motore, e soprattutto l'edilizia ha dato un motore ancora più grande, perché con gli oneri di urbanizzazione, cioè quello che un costruttore paga per fare il suo edificio, ci campa il comune, perché la spesa, insomma, i trasferimenti dello Stato ai comuni sono sempre più piccoli, quindi è chiaro che tutti i comuni si sono suicidati pensando che aumentando il numero delle concessioni edilizie avrebbero avuto più soldi, quindi è stata un'operazione miope, insomma, è sempre la solita storiella che tutto torna, tutto si fa, invece ormai non, secondo me non si va più questa cosa qua, quindi la continuità è dovuta dal fatto che, insomma, la dico in altro modo, così ce l'abbiamo mai. Francesco Gaetano Caltagirone è proprietario del Messaggero, avere un giornale significa influire sull'opinione pubblica più che questa assemblea, che è peraltro numerosa, insomma io arrivo a 200.000 copie vendute a Roma, che non sono pochissime, e Bonifaci c'ha il Tempo di Roma, lui pure fa l'immobiliarista, è chiaro che c'è un blocco dell'informazione che dice che tutte le opere sono ferme, di cemento, cioè chiunque di noi va girando per Roma vede che ci sono gru dappertutto, questi continuano a dire che sta tutto fermo, poi ci arrivo perché qua è il punto di speranza, quindi è chiaro che c'è un sistema di potere, questo va detto, perché non tutti pensiamo allo stesso modo, chi ha più mezzi pensa più di noi, c'è un sistema di potere che influisce, ci fanno credere che bisogna continuare a costruire, perché sennò sta tutto fermo, e che facciamo? Costruiamo fino a quando? Quello che dico sempre io, se la Fiat produce la Panda e la Panda non va più, la lasciano ferma sui piazzali e fermano la catena di montaggio, intanto che il piazzale non viene ripulito. Le casse rimangono qui, che facciamo? Facciamo una città spettrale, insomma, questo c'è un effetto, secondo me dobbiamo dire basta, no? Però un po' ci torno. Veniamo all'altre due domande. Quanto c'entra la corruzione? C'entra perché girano molti soldi nell'edilizia, e quindi è chiaro che c'entra un po' la corruzione. Io non credo che sia così no, gigantesca. È questo modo però che quello mi preoccupa per di più, perché la corruzione, vabbè, ben volo, mettiamo la vicenda dell'ufficio condotto, lì c'era gente che pagata da noi prendeva pure l'integrazione del reddito, perché se volevate una concessione in sanatoria la dovevate pagare. Non si fa nessun'altra parte, però la cosa ancora più grave, magari se fosse appunto la mela marcia, la mela marcia si toglie, no, qui è proprio il funzionamento, è la stessa domanda, è il funzionamento della macchina amministrativa pubblica che secondo me non funziona. Questo scusi, aggiungo questa maledetta proliferazione dei centri commerciali. Ma Roma c'ha due idee, come sapete, no? Perché ce ne sta una a Roma Nord, sulla Bufalotta, ce ne sta una a Cinecittà. È in programma verso ovest, insomma, dove sta la Pisana, vicino alla sede della regione, è fatta una terza che 2.600.000 persone, a Parigi ce n'è una. Ma insomma non è possibile, cioè, perché siamo solo noi? Perché stiamo in ginocchio, la pubblica amministrazione italiana sta in ginocchio di fronte al potere economico. Che fa? Anche la politica, certo, questo non tocco su questo. No, ma io dico della pubblica amministrazione, sul mondo politico io do un giudizio, ma micidiale, no, veramente basta, perché uno non può vedere che questi gli spariscono 24 milioni, dice, ma scusa, io non te ne sei accorto, 24 milioni, oh, sono 48 miliardi tra le vecchie lire, non te ne sei accorto, com'è possibile? Come vivete? No, cioè quello che mi chiedo io, perché se
spariscono 10.000 euro, posso capire che un partito non è 24 milioni, non si accorge nessuno. Ma come? Ultimissima. Sui diritti edificatori, siccome è un fatto, però tanto ci capiamo a loro. Diritti edificatori non c'è nella legislazione italiana, cioè in urbanistica si può cancellare. Qual è però la cosa difficile? Io faccio questo lavoro, quindi lo so quanto è difficile. Che io devo essere rigoroso. Se dico a lui che non si costruisce più e lui aveva un'indicazione del piano regolatore vecchio del 1965, lui fa il ricorso. E se io fossi proprietario di un'area edificabile vecchia, fare il ricorso pubblico, ve lo dico proprio onestamente, se io facessi il privato, facessi il pubblico, fare il ricorso. Dove vince il ricorso? Che io, mentre dicevo di no a lui, a lei che aveva il terreno agricolo, gli ho dato edificazione, allora lui dice scusa, com'è sto fatto? Io c'avevo un terreno edificabile, non mi fai costruire, a lei invece è il rigore, se torniamo sempre alla domanda, è il rigore dell'amministrazione pubblica che abbiamo perso. Un'amministrazione deve essere, capisco che è difficile, perché dire di no, perché loro hanno sistemi di pressione insomma molto, molto, molto forti, però la pubblica amministrazione deve tornare a fare l'interesse collettivo. Punto, senza enfasi, senza, per carità, questa è una città ancora pure bella, specie in questi luoghi dove abbiamo la fortuna di vivere, basta, dobbiamo fare una città ancora più bella, dobbiamo avere il trasporto pubblico, punto, non dobbiamo essere costretti a prendere la macchina, e che uno chiede troppo, no, perché c'è il Presidente del Consiglio che fa una domanda con questa cosa, dice ma qua c'è gente che ha vissuto sopra le sue possibilità, sopra le sue possibilità, io non qua, per carità, questa non è la periferia di Roma, questa è una parte bella di Roma, ma se andate in periferia quella vera, fuori del raccordo, c'è gente che vive in 40, 45 metri quadri, con case che sembrano spelunche, uno dice tu hai vissuto sopra le possibilità, sopra le possibilità, ma non so che sai, che discorso è, ma io spero che tutti stiano sempre meglio, questa è la molla che mi... invece qua sembra che dobbiamo tenere tutto, cioè, vai. Delle sentenze, ad esempio la sentenza dell'Italia del Consiglio di Stato del 2009 che bocciano a Perugia una notizzazione che è stata già avviata e invece il Comune di Perugia aveva variato il piano regolatore interno. Questo signore dice ma io qua stavo iniziando a fare le urbanizzazioni e quindi voglio i danni, viene bocciato sia la TAR che il Consiglio di Stato che dice mi dispiace ma è la Comune che decide e in quel caso accettarmi. Invece a Roma si fanno le varianti, si fa l'esatto opposto, dice perché poi pensate che Bobby Glenn che sta qui giù 25 è trovato là con una transazione privata tra un costruttore e l'avvocatore del Comune di Roma che invece di andare in casa l'avvocatore ha deciso di risarcire per questo signore che ha l'infermetto di presumere un cantare di diritti edificatori che appunto non esistono perché il Consiglio di Stato dice che non esistono, 15 miliardi li riconosciamo, dice l'avvocato dell'avvocatore. Pensate che accordi fanno in privato gli avvocati dell'avvocatura o in quelli costruttori privati. Dopodiché, visto che dice io non c'ho soldi in cassa, invece di darti 15 miliardi, ti do un terreno. Ma non lo sapete il terreno che cosa era destinato? Io vi avevo un progetto di Torpa Notta, era destinato a 3 partiti pubblici e 2 scuole. La conseguenza è stata che costruire le guardiamenti in quel punto ha tolto la possibilità agli studenti di parcheggiare e di mandare in famiglia a scuola, perché molti non andano in classe e devono andare al di fuori di quel quartiere, le scuole sono fatte in un punto 4 volte di questo ufficio, 4 volte più piccola, e i bambini dalla terza elementare devono migrare nella scuola media e non possono fare inglese informatica perché le aule hanno loro sono quali dalle classi normali, pensate che là si è rubato il futuro ai bambini del quartiere che non potranno fare la vita. Responsabile di zona del Ministero dei Beni Culturali, di responsabile di zona Municipio 12, incaricato di fare tutti i rilevamenti su quell'area del Pagnotta 2, che ha confermato il fatto che lui aveva fatto richiesta presso la Procura la revoca dei permessi edilizi su tutta quella lottizzazione. È una lottizzazione coperta da vincolo paesaggistico, sicuramente non è un vincolo che vieta di costruire, però va tutelato il paesaggio. Perché l'articolo 9 dice che va tutelato, invece lì non è rimasto niente nel passaggio. Cioè quella è una cosa. E a lui ha richiesto, a lui fece un istruttore, io chiesi nel 2008 di fare un istruttore su tutta
fatto dell'arte antica. Questo continuo a dire che arriva dal complesso d'Occhisaccio, cioè il complesso medievale, col casco, col campo fortificato, il testatore era collegato al toccagnotto, che sta qua sul piatto centrale del piano delle sede. Questo sistema era il primo sistema difensivo che difendeva Roma dalla situazione di Milano e di Parma. Cantagirone era presente,